tutti e benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi tramite questo video andremo ad analizzare la storia della Lazio, uno dei club più importanti nel calcio italiano e non solo, e uno dei club che nelle ultime stagioni è riuscito a vincere più trofei. Ma prima di arrivare ai giorni nostri, questo video è nato proprio per partire dall'anno di fondazione, quindi tramite andremo ad analizzare tutti gli anni più importanti del club, in questo caso la Lazio, fino ad arrivare ai giorni nostri. Prima di iniziare però volevo ricordarvi di lasciare un mi piace al video, di iscrivervi al canale e appunto se vi siete persi gli scorsi episodi di questa serie che sono già online sul canale, li potete recuperare appunto sul canale CNS24. Detto questo, partiamo dall'anno di fondazione della Lazio, che è stato il 1900, e più precisamente la Lazio nasce da un'idea di Bigiarelli, che è l'ideatore della società podistica Lazio, fondata a Roma il 9 gennaio 1900. Quel giorno lui, suo fratello Giacomo ed altri 7 amici decidono la costituzione della Lazio, seduti su una panchina di Piazza della Libertà. I soci poi risulteranno essere 15 alla sottoscrizione del primo statuto sociale avvenuta il 13 gennaio 1900. I padri fondatori vogliono costituire una società per poter partecipare ad una gara podistica, il Giro di Castel Giubileo, riservata esclusivamente a squadre tesserate. Proprio per questo evento la Lazio nasce in origine unicamente come società podistica. Nel 1901 al podismo, al canottaggio, al nuoto, all'escursionismo si aggiunge così un'ulteriore disciplina, il football, che era ancora poco conosciuto a Roma, soprattutto nelle sue regole di gioco. Infatti nella città gli unici a praticarlo erano i seminaristi del collegio scozzese ed irlandese. Il nesso tra la neonata società podistica Lazio e i seminaristi britannici praticanti del football a Roma porta il nome di Bruno Seghettini, che nel gennaio 1901 si presenta nella sede della Lazio e decide di raccontare a loro gli aneddoti sulle origini e sulle regole basilari di questo sport nato in Inghilterra. Nel 1903 Alberto Canalini, di professione falegname e socio laziale, costruisce le prime porte di legno a Roma e le pianta a Piazza d'Armi, che sarà il primo campo da gioco nella storia della Lazio. Il 15 maggio 1904 viene disputato il primo derby documentato della capitale, che si giocò appunto a Piazza d'Armi e fu vinto dalla Lazio per 3-0 con una tripletta del suo goleador Sante Ancherani. Per l'occasione la Lazio inaugurò le proprie nuove divise, divise che sono camicie di flanella ad inserti bianchi e celesti. La prima sfida importante che giocano i laziali è quella con la Virtus, altra squadra romana. Il primo derby di Roma tra le due squadre va in scena a Piazza d'Armi il 15 maggio 1904. Se lo aggiudicano i biancocelesti per 3-0. Nel 1906 il club trasferisce il proprio quartier generale presso Villa Borghese. L'anno seguente, nel 1907, il campionato romano è il primo torneo aperto a tutte le società di football capitoline. I biancocelesti si impongono subito sulle rivali, infliggendo un perentorio 2-0 al Roman ed un roboante 3-0 alla Virtus, e divenne immediatamente la prima squadra campione del Lazio. In qualità di detentrice, appunto, del titolo di campione del Lazio del 1907, la Lazio è invitata a Perugia per disputare una sorta di spareggio interprovinciale. I biancocelesti incontrano lo Sport Club Siena e dopo appena mezz'ora di gioco sono già avanti di 5-0. La partita verrà sospesa per manifesta inferiorità dell'avversario, di questa squadra e centravanti ed allenatori Sante Ancherani. Nel 1908, in virtù dei successi conseguiti nell'annata precedente, quindi campionato romano e fase interregionale a Perugia, la Lazio è invitata a Pisa per partecipare alle finali centro-meridionali, in programma domenica 7 giugno 1908. Sta di fatto che la Lazio schiera la medesima formazione, disputando 3 partite consecutive domenicali e batte prima il Lucca per 3-0, poi la Spes Livorno per 4-0 ed infine la Virtus Juventus Que Livorno per 1-0. In quella giornata la Lazio si laureò vincitrice del torneo interregionale. Il 13 marzo 1910 è indetta una storica partita tra la Lazio e la Ginnastica Fortitudo, terminata con l'eloquente risultato di 11-0 per i biancocelesti.
Tale sfida sarà anche la partita d'esordio del primo campionato romano organizzato dal Comitato Regionale Laziale. Le squadre iscritte sono Lazio, Roman, Juventus e Ginnastica Fortitudo. La Lazio vince facilmente il primo torneo ufficiale regionale, totalizzando 12 punti in 6 partite, segna 31 reti e ne subisce appena 2. Nel 1912 la squadra della Lazio momentaneamente si sposta al campo della Farnesina. Il campo è inaugurato con un secco 5-0 all'Audace e viene utilizzato per poco più di un anno, il tempo necessario per ultimare i lavori al campo della Rondinella. Domenica 10 novembre 1912 va in scena la partita Lazio pro Roma 13-1 per i biancocelesti, che risulterà la vittoria della Lazio con il più ampio scarto in gare di campionato della storia del primo club della capitale. Nel 1913 la FIGC vara il primo campionato nazionale. Esso è strutturato in 3 gironi per l'Italia settentrionale e 3 gironi per l'Italia centro-meridionale. A raggiungere la finalissima, dopo aver sbaragliato tutti i suoi avversari, è proprio la Lazio, regina incontrastata di Roma e del centro-sud. Incontra nella finale nazionale, disputata a Genova in quell'anno, la Provercelli, che domina l'incontro, imponendosi per 6-0 sui biancazzurri, conquistando il titolo. Il calcio del nord è ancora troppo superiore, ma nonostante questo, la Lazio sta crescendo anno dopo anno. E nel 1914... all'inizio della nuova stagione, la Lazio parte ancora con i favori del pronostico, almeno per quanto riguarda sia le avversarie capitoline, sia quelle del centro e del sud della penisola. Le aspettative non vengono deluse. In sequenza i biancazzurri spengono prima le formazioni romane e poi la Spezia Livorno e infine dell'Internazionale di Napoli, laureandosi campione dell'Italia centro-meridionale. Successo che le darà diritto alla finalissima nazionale. Nelle due partite con il Casale la Lazio viene sconfitta per 7-1 in Piemonte e per 0-2 a Roma. La data del 1 novembre 1914 è una data storica. Infatti il match Lazio-Audace, finito 3-2 per i biancocelesti, inaugura la storia del leggendario campo della Rondinella, ubicato nel neonato quartiere del Flaminio. Al momento della sospensione bellica del campionato 1914-1915 per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la Lazio si laurea campione dell'Italia centro-meridionale e dunque conquista per un'altra stagione il diritto di disputare la finalissima nazionale contro la primatista del girone finale dell'Italia settentrionale, finalissima che appunto vale per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. Il torneo dell'Alta Italia però è interrotto ad una giornata dal termine per lo scoppio della Grande Guerra. Nel 1923 la Lazio raggiunge la terza finale scudetto della sua storia. I giovani, messi in luce nel periodo post-bellico, crescono e rendono nuovamente grande la Lazio, che schiera giocatori dal calibro di Bernardini, Faccani e dei fratelli Saraceni. Nel girone regionale la Lazio elimina l'Alba, la Fortitudo, l'US Romana, la Juventus, l'Audax e Roman. Al girone successivo liquida l'Ideale, la Libertas Palermo e l'Internaples. In semifinale riuscì a battere il Savoia, ma si arrenderà solo al Genoa nella doppia finale. Nel 1925, nella stagione 1925, Fulvio Bernardini fa il suo esordio in azzurro, primo romano e primo giocatore della Lazio ad arrivare alla selezione nazionale. Dal primo calciatore romano e laziale in nazionale al primo allenatore professionista della Lazio. Infatti, nella stagione del 1925, in panchina siederà Kosciecki, che sarà il primo tecnico professionista della storia biancoceleste. Dal 19 giugno 1926 la Lazio cambia la sua denominazione ufficiale, passando da Società Podistica Lazio a Società Sportiva Lazio. Nel 1927 la Lazio rischia di sparire sull'altare di una decisione politica che vuole arrivare alle fusioni di tutte le squadre romane per dar vita a una società forte economicamente e competitiva in campo nazionale. Ma la Lazio si opporrà, grazie alla figura del generale Giorgio Vaccaro, all'epoca influente capo dello sport italiano, che, nominato vicepresidente della Lazio, ne difende la storia e l'unicità. E grazie a lui la Lazio non subirà questa fusione e rimarrà tale.
Il nuovo presidente della Lazio nel 1929 sarà Remo Zenobi, uno dei migliori dirigenti della storia biancoazzurra. La stagione 1929-1930 è la prima con il campionato a girone unico, in una Serie A a 18 squadre composta per lo più da squadre del centro-nord. I biancazzurri riusciranno a salvarsi dopo un inizio travolgente e promettente. Nel 1931 la stagione fu caratterizzata soprattutto per l'addio al leggendario stadio della Rondinella. I biancazzurri infatti si trasferiranno allo stadio nazionale del PNF. Per cercare di risolvere una crisi tecnica che dura oramai da anni, anche la Lazio ha pensato di ingaggiare una serie di calciatori oriundi, ossia giocatori stranieri in grado di dimostrare ascendenze native della madrepatria italiana. Sono così ben 9 i brasiliani tesserati dalla Lazio, di cui 7 oriundi, tra cui spiccano Fantoni II e Guarisi. La cosiddetta Brasilazio è allenata da un altro carioca, cioè Amilcar Barbui. Nel 1936-1937 i biancazzurri disputano uno splendido campionato, conclusosi con il secondo posto in classifica e con il conseguente diritto di partecipare alla prossima Coppa Europa, che all'epoca rappresentava il torneo più prestigioso continentale. Nella Coppa Europa i biancazzurri riusciranno a raggiungere la finale, che si disputò a settembre ed ottobre del 1937. La finale però non sorrise alla Lazio, che la perse in maniera rocambolesca contro il Ferencváros, anche per effetto di una discutibile conduzione arbitrale nella partita di andata giocata in Ungheria, che ne compromise il ritorno disputato a Roma. Nel 1943, per essere un campionato di guerra, la Lazio può vantare l'arma più micidiale, un Silvio Piola al fulmicotone. È infatti il capitano biancazzurro che conquistò il primato dei cannonieri con 21 reti. Nessuno lo potrà sapere, anche se si può temere, ma questo campionato, cioè quello del 1942-1943, sarà l'ultimo campionato di Piola con la maglia della Lazio. Piola infatti lascerà la Lazio con 159 gol segnati. Nel 1944 la Lazio riuscì a vincere il girone laziale. Nel 1958 la FIGC decise di ripristinare la Coppa Italia. La Lazio riuscì ad aggiudicarsi la competizione battendo in finale la Fiorentina. Il primo trofeo vinto nella storia del club capitolino segna anche il debutto della coccarda tricolore, segno distintivo che, similmente a quanto già accadeva con lo scudetto, identifica la formazione vincitrice della Coppa Italia. Pertanto, a partire dalla stagione successiva, cioè quella 1958-1959, la Lazio sarà il primo club a fregiarsi della coccarda sulla maglia.
Durante l'annata 1965, più precisamente il 18 novembre 1965, si registra un evento storico, l'insediamento di Umberto Lenzini alla presidenza della Lazio. L'uomo, che diventerà famoso poi con il bonario appellativo di Sor Umberto, nasce in America, di mestiere fa il costruttore e porterà la Lazio al suo primo scudetto. Basterà attendere quasi un decennio. Nel 1969, con la Lazio neopromossa in Serie A, debutta Giorgio Chinaia, un giovane che, venuto dalla Serie C, segnerà ben 12 reti. L'annata inizia con un derby di Coppa Italia che finisce tra le polemiche. Infatti, a pochi minuti dalla fine della partita si spengono i riflettori dello stadio, che poi tarderanno a riaccendersi. Verrà segnata la vittoria a tavolino a favore dei giallorossi, in quanto la Lazio ospitante ed organizzatrice del match. Nel 1971, con la Lazio retrocessa in Serie B, viene esonerato il tecnico Lorenzo. C'è comunque da disputare la Coppa delle Alpi, competizione europea che si svolge a fine campionato. La FIGC designa la Lazio, la Sampdoria, il Verona ed il Varese come rappresentanti del calcio italiano. È proprio la Lazio, il 25 giugno 1971, allo stadio San Giacomo di Basilea, vincerà la Coppa delle Alpi, battendo proprio il Basilea per 3-1, con doppietta di Chinaia. Il presidente Lenzini individua proprio in Tommaso Maestrelli il profilo giusto per rilanciare la Lazio. Nel 1973 il doppio successo nei derby ed un grande girone di ritorno permettono agli uomini di Maestrelli di raggiungere la prima posizione in classifica 4 giornate dal termine. L'ultima giornata è da cardiopalma. Infatti sono 3 le squadre a contendersi il titolo. Milan a 44 punti, Juventus e Lazio a 43. Alla fine del primo tempo il Milan sta perdendo a Verona e la Juventus a Roma, mentre la Lazio pareggia a Napoli. Al 90° minuto i rossoneri cadono a Verona, la Juventus sconfigge i giallorossi trovando l'autostrada libera per beffare i biancazzurri sconfitti dal Napoli. L'anno successivo la squadra è sempre la stessa. Stessa squadra che nella stagione precedente aveva disputato un'eccezionale stagione. Con l'innesto però di impianta stabile di D'Amico, gioiello delle giovanili. Alla vigilia del campionato pochi credono che i biancazzurri possano ripetersi. Chinaia si rivela infallibile come cannoniere, Pulic e Wilson sono i leader della difesa e Recce e Coni si dimostra un mix di qualità e quantità. Frustalupi interpreta il ruolo del regista e D'Amico quello del fantasista. La Lazio inoltre può vantare giocatori del calibro di Petrelli, Martini, Oddi, Nanni e Garlaschelli, che offrono un contributo eccellente alla causa. Domenica 12 maggio 1974 è un giorno storico, infatti è la data che celebra la conquista del primo tricolore nella storia della Lazio. Nel 1976 la malattia di Maestrelli impone il cambio in panchina. Al suo posto viene chiamato il tecnico Corsini. Esplode nella stessa stagione in prima squadra Bruno Giordano, attaccante della Primavera che segna subito al suo esordio la rete che permette di espugnare il campo della Sampdoria.
I rapporti però tra Chinai e Corsini sono pessimi e con una squadra ormai in caduta libera torna Maestrelli a dare l'ultimo aiuto alla sua Lazio, riuscendo a salvare la Lazio dalla retrocessione con un sofferto pareggio a Como all'ultima giornata. Il 2 dicembre dello stesso anno muore Maestrelli. Nel 1979 Bruno Giordano al termine della stagione diventa capocannoniere con 19 reti segnate. Nel 1986, dopo le dolorose vicende che coinvolgono la Lazio nello scandalo del calcio scommesse, tre personaggi fondamentali salvano il club dal fallimento: Bocchi ed i fratelli Calleri. Nell'estante rovente del 1986 la Lazio viene retrocessa in Serie C, ma la condanna sarà attenuata ed arrivò la Serie B, con ben 9 punti di penalizzazione. L'ultima drammatica partita è in casa col Vicenza e viene decisa da Fiorini. Non basta, il doppio spareggia Napoli con Taranto e Campobasso. Di fronte a 35.000 tifosi laziali, il Taranto batte la Lazio rendendo drammatico lo scontro vinto col Campobasso. Un altro gol entra nella leggenda e nella storia della Lazio e lo segna Poli, che riuscì con questa rete a salvare proprio la squadra biancoceleste dalla retrocessione, addirittura in Serie C. Nel 1989, a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio olimpico per i mondiali dell'anno seguente, la Lazio gioca le proprie gare interne allo stadio Flaminio. Nelle gare disputate al Flaminio è un tuffo al cuore per tutti i tifosi che possono vedere da molto più vicino rispetto allo stadio olimpico la partita. Un tifo caloroso ed appassionato accompagna la Lazio in tutte e 17 le gare interne di quella stagione. Nel 1990 un nome dal grande prestigio e di spiccata notorietà arriva per la panchina laziale. Arriva infatti il campione del mondo del 1982, Dino Zoff, fresco vincitore di Coppa Italia e Coppa UEFA con la Juventus. Calleri assegna all'ex bandiera della nazionale italiana il compito di far compiere alla squadra il salto di qualità. Il 20 febbraio 1992 il presidente Calleri cede tutte le sue azioni al finanziere romano Sergio Cragnotti, ispirato dal fratello Giovanni. Il 12 marzo dello stesso anno Cragnotti assume la carica di presidente della prima squadra della capitale. Con Cragnotti sono tante le novità, a partire dal nuovo emblema sociale, e con questo cambia anche la definizione cromatica che da sempre viene associata alla Lazio. Si passa da biancazzurri a biancocelesti. Nel 1993 il nuovo arrivato Beppe Signori si aggiudica subito la classifica dei cannonieri. Infatti, alla penultima giornata, con uno spettacolare 4-3 al Napoli, la Lazio riuscì con i suoi gol a piazzarsi al quinto posto, tornando in Europa dopo ben 15 anni di astinenza. L'anno successivo, Cragnotti chiede spettacolo alla squadra e pertanto decide di cambiare conduzione tecnica, affidando la squadra a Zeman, allenatore proveniente dal Foggia, mentre a Dino Zoff, a sorpresa, è affidata la presidenza. Il tecnico boemo non richiede nomi altisonanti, ma giocatori funzionali al suo modulo tattico. La Lazio nell'arco della stagione gioca un grande calcio e viene ammirata da tutti. Riuscì a segnare ben 8 reti alla Fiorentina, 7 al Foggia, 5 al Napoli e al Padova, 4 al Milan, al Genoa e all'Inter, 3 addirittura in casa della Juventus. La stella anche in quest'anno è sempre stata lui, Beppe Signori, 24 partite con ben 23 reti e secondo titolo di capocannoniere. La Lazio, al termine della stagione, si classifica al quarto posto e vola per un'altra stagione in Europa. Nel 1998 la Lazio si presenta a Torino per affrontare la sua prima finale di Supercoppa italiana nella storia. L'incontro si sblocca al 38esimo sul lancio di Della Peña. Mancini tocca per Nedved che insacca portando la Lazio sull'1-0. Dal 65esimo minuto in poi i bianconeri però restano in 10 a causa dell'espulsione di Inzaghi. Di Filippo Inzaghi. L'arbitro Bettin a 4 minuti dal termine concede un calcio di rigore per la Juventus, poi finalizzato da Del Piero. Ma dopo pochi minuti la reazione dei biancocelesti è impeccabile. Infatti è con Seisao che al terzo minuto di recupero, dall'altezza del dischetto di rigore, trafigge il portiere bianconero Peruzzi, consentendo così alla società biancoceleste di scrivere per la prima volta nella storia il proprio nome nell'albo d'oro della Supercoppa di Lega.
L'anno successivo è un altro anno di trionfi per la squadra biancoceleste. La Lazio, infatti, grazie alla conquista della Coppa Italia nella precedente stagione, disputa l'ultima storica edizione della Coppa delle Coppe, arrivando imbattuta fino all'ultimo atto della competizione. Il 19 maggio 1999 a Birmingham in finale c'è il Mallorca, che in semifinale ha eliminato il favoritissimo Chelsea. Apre subito le danze un colpo di testa di Vieri, subito pareggiato da Dani. Nel finale Nedved, con un tiro dal limite dell'area, regala ai tifosi la Coppa delle Coppe. Altro, senza pensare al prossimo appuntamento, al prossimo impegno con il Parma, il Mallorca invece sta vivendo tutt'altra dimensione. Ma seguiamo questa azione con Vieri, colpo di testa, gol! Lazio in vantaggio, sorprendentemente il lancio addirittura dalla destra di Pancaro. Vieri è riuscito a battere di testa, pallonetto, posizione errata da parte del portiere del Mallorca, Roa, molto fuori dei pali. C'è addirittura un'invasione di campo, uno spettatore, un tifoso della Lazio che entra in campo per abbracciare Mancini. Pancaro ha lanciato il pallone, un lancio che ha tagliato tutto il campo, è arrivato in area di rigore a sorpresa, la Lazio è passata in vantaggio, è rimasto proprio fermo tutto il Mallorca. Vieri, che era controllato in quel momento a distanza dal capitano Olaisola, è riuscito a precederlo di testa, a battere di testa in elevazione un pallone molto morbido, un pallonetto, e sicuramente è stato anche toccato, almeno questa è stata la nostra impressione, è stato toccato dal portiere Roa con la punta proprio delle dita, non è riuscito però a intercettarlo, a neutralizzare la conclusione, il pallonetto di testa di Cristian Vieri, e dunque la Lazio è passata in vantaggio al settimo minuto, tra l'altro per Cristian Vieri, ricordiamo 12 gol in campionato, si tratta del primo gol. Ancora Almeida, Gnonin ha lasciato che Nedved battesse con tutta calma verso la porta avversaria, appena dentro l'area di rigore, dopo una conclusione piuttosto violenta di Vieri, ribattuta dalla difesa spagnola, c'era Nedved appostato proprio all'altezza dei centimetri, stava dando le spalle alla porta, si è girato prontamente con il destro, ha bruciato il portiere spagnolo Roa, è rimasto proprio pietrificato Roa da questa conclusione violenta, precisa di Pavel Nedved. Lazio in vantaggio per 2-1 qui a Birmingham nella finale della Coppa delle Coppe. Il terreno di gioco, il rilancio lungo di Marcheggiani nella zona di Conceição, mette a terra il pallone Conceição, palleggia due volte, deve tenere il possesso di palla, non cercare il dribbling Conceição, ancora uno sbaglio, finisce la partita, la Lazio conquista la Coppa delle Coppe, la Lazio ha vinto, ha battuto per 2-1 il Mallorca e vince il suo primo trofeo europeo, conquista la Coppa delle Coppe, la Lazio di Eriksson, del capitano Nesta, la Lazio di Mancini, di Vieri, di Marcheggiani, alza così il suo primo trofeo europeo dopo 99 anni di storia, 25 anni dopo lo scudetto del 74, è un traguardo significativo, importante, che testimonia della crescita della società biancoceleste da quando in pratica il suo presidente Sergio Cragnotti 7 anni fa ne ha assunto la guida, ne ha assunto il comando, dando alla società stessa, alla squadra, una dimensione finalmente internazionale. Non finiscono di gioire, di festeggiare naturalmente i 13.000 e oltre tifosi laziali alla nostra sinistra qui nello stadio di Birmingham. Sventolio di bandiere, di sciarpe, di stendardi. Cragnotti, lo vediamo, è circondato da mille mani, da mille abbracci, giocatori che si rincorrono, che si stringono tra loro, facce, espressioni, finalmente felici, finalmente sorridenti. Una vittoria, quella della Lazio, che tra l'altro fa il paio con quella del Parma in Coppa UEFA contro l'Olympique Marsiglia. La Lazio così iscrive il suo nome nell'albo d'oro della Coppa delle Coppe, giunta alla sua edizione conclusiva, la 39esima. La Lazio è... Nel 2000 fu un anno ancora più trionfale rispetto ai precedenti. Infatti Scudetto e Coppa Italia furono vinti nel giro di 5 giorni. Ma non finisce qui. Infatti questa Lazio sembra essere famelica e non lascia nulla, nemmeno le briciole, alle avversarie. L'8 settembre 2000 contro l'Inter in un Olimpico vestito a festa, in una serata di gala indimenticabile, arriva il triplete nazionale con la Supercoppa Italiana alzata al cielo di Roma.
Ora la Lazio fa rima anche con triplete. Thank you.
tiro o agli inserimenti aerei, no? Nei colpi di testa. Si pensa anche a Simeone, lo stesso Sensini. Simeone, Nedved, controllo non facile, prova con il destro, palla in rete per il pareggio della Lazio al 39esimo, gran gol di Pavel Nedved, Lazio 1, Inter 1. Che Cragnotti si assicurò con un blitz. Intanto il colpo di testa di Simeone, palla che finisce in rete per il vantaggio della Lazio. Lazio 2, Inter 1. E non esulta, vedi che non esulta. Non esulta Simeone. Non esulta evidentemente per rispetto verso la sua ex tifoseria, perché era un idolo della tifoseria interista, ha fatto un ottimo gol, ma da lui c'è da aspettarselo perché è molto bravo ad inserirsi. Lo diciamo anche in uscita. Cresce la Lazio che al 32esimo pareggia. Lopez raccoglie un passaggio dalla sinistra e batte con un diagonale velenoso Ballotta. Strepitosa l'azione del raddoppio sei minuti dopo. Stankovic lancia Crespo che con una magia supera Cordova. Palla Lopez, ancora un diagonale e Ballotta un po' incerto nell'occasione battuto. Tifosi bianca-azzurri in delirio e 2-1 dunque alla fine del primo tempo. Ma il primo minuto della ripresa offre già un brivido. Vampeta abbatte Nedved in area. L'arbitro Farina non ha dubbi. Rigore che Mihajlovic trasforma con una botta centrale. La Lazio, che presenta un sontuoso Verón a centrocampo, sembra controllare il match. Invenzione di Verón che lancia al 30esimo minuto Stankovic, che non ha difficoltà a battere in uscita Ballotta. 4-2. Ma non è ancora finita. Dopo un minuto. Nel 2003 Sergio Cragnotti viene obbligato a mettersi da parte, lasciando la Lazio nelle mani delle banche. Inevitabili a quel punto diventano le cessioni dei pezzi pregiati, come Crespo e Nesta. La conduzione tecnica in quella stagione verrà affidata a Roberto Mancini, che porterà la Lazio a concludere la sua stagione al quarto posto. Il 3 gennaio dello stesso anno Sergio Cragnotti si dimetterà ufficialmente dalla carica di presidente della Lazio. E con questa dimissione finisce un'era d'oro in cui la Lazio ha vinto praticamente tutto, esclusa la Champions League. Nel 2004, doppia finale di Coppa Italia con la Juventus. Stefano Fiore, eroe laziale, segna due reti all'andata ed una al ritorno, stendendo la Juventus e regalando la vittoria della Coppa Italia alla squadra di Mancini. La prestazione nella partita d'andata è sontuosa. Nella gara di ritorno la Juventus riesce a raddrizzare fino al 69esimo minuto il risultato subito all'andata. Poi un'incornata vincente di Corradi rimette in carreggiata la Lazio e Fiore sigla il 2-2 definitivo che regala la quarta Coppa Italia ai biancocelesti. Il 19 luglio dello stesso anno l'imprenditore romano Claudio Lotito rileva la società bianconceleste, salvandola dal fallimento e la guida verso una stabilità economica che sarà da preludio alla conquista di altri titoli sportivi. We'll be right back.
13 maggio 2009 la Lazio conquista la quinta Coppa Italia della sua storia contro la Sampdoria, grazie a un gol spettacolare di Zarate pareggiato da un colpo di testa di Pazzini. Ai rigori, Dabò non fallisce dal dischetto, il penalty del trionfo laziale. L'8 agosto dello stesso anno un altro trofeo si aggiunge a quello della storia biancoceleste. Infatti, allo stadio di Pechino, contro tutti i pronostici, la Lazio di Ballardini riesce a sconfiggere per 2-1 l'Inter di Mourinho, destinata poi in pochi mesi a conquistare il triplete. La Lazio si prende il primo trofeo della stagione, conquistando la terza Supercoppa italiana della sua storia. Decisivi i gol di Matusalem e Rocchi.
parte il serbo, il suo sinistro muro, attenzione, uomo solo, proprio rimpallo Di Mauri, controlla Montari, è tornato a destra Montari, attenzione Rocchi, entra in area, pallonetto per Giulio Cesar, raddoppia. Il 26 maggio 2013 all'Olimpico di Roma la Lazio conquista la sua sesta Coppa Italia battendo in un derby i rivali della Roma per 1-0. In termini di supremazia cittadina è una vittoria irripetibile. Uomo partita di questa finale è Senad Lulic che al 71esimo minuto sfrutta alla perfezione un assist di Candreva beffando il portiere Lobont. Grazie alla vittoria in Coppa Italia la Lazio ha il diritto anche di qualificarsi alla fase girone dell'Europa League edizione 2013-2014, conquistando anche la partecipazione alla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Partiamo ora con l'intervista che abbiamo posto a Hernanes. La prima domanda riguarda la vittoria della Coppa Italia con la maglia della Lazio nella stagione 2012-2013. Ci puoi raccontare qualche aneddoto su quella stagione e le tue sensazioni, essendo quello il primo trofeo vinto in Italia? Allora, domanda numero uno. Quella stagione è stata molto bella, penso che sia per me la mia stagione migliore con la maglia della Lazio. Ho fatto più di andato in doppia cifra come gol, poi alla fine come squadra abbiamo calato un pochettino, mi ricordo che ero anche infortunato verso la fine e ho fatto di tutto per recuperare e per essere pronto per la partita, e appunto per questo l'Otito ci ha mandato in ritiro, e quello secondo me è stata una mossa intelligente e vincente, perché la squadra si è compatta, ha lavorato molto concentrata in quella settimana e poi eravamo pronti per prendere questa coppa. Seconda domanda, come ti sei trovato a Roma con la maglia della Lazio? Ritieni che le stagioni in cui hai vestito quella maglia siano state le migliori della tua carriera? Allora, son trovato molto bene, da Dio, come si dice. Mi piaceva la piazza, mi piaceva il tifo, l'ambiente, i tifosi, la società, i compagni, quindi è andato molto bene. Ho vissuto bei anni. E sì, direi che sono state le stagioni tra le migliori, assolutamente. Terza domanda, qual è il gol più bello siglato da te con la maglia della Lazio? Quarta domanda, piccola curiosità, tutti ti conosciamo con il soprannome di Il Profeta, da dove deriva? Deriva da un giornalista brasiliano, lui vedendo nelle mie interviste che parlavo in maniera un po' riflessiva, quindi ha voluto fare una puntata verso di me, su di me, che diceva, mi chiamava il filosofo, il poeta, e alla fine è venuto Il Profeta. Anche un po' per errore, come ho raccontato in una puntata che ho fatto ultimamente, che è uscita anche su Instagram, quindi è andata così. Nel 2017 un altro trionfo, un trionfo fantastico, tanto meritato quanto incredibile per come si è materializzato. Il primo trofeo della stagione finisce nelle mani della Lazio, nelle mani di Inzaghi, che vince il suo primo titolo da allenatore, mettendo in campo un vero e proprio capolavoro tattico, capace di imbrigliare la Juventus per quasi tutta la partita. La doppietta di Immobile ha indirizzato il match, quella di Dybala nel finale l'ha rimessa in pari. Poi, all'ultimo respiro, la stoccata del giovanissimo Murgia, entrato da pochi minuti per il gol decisivo. Un gol da sogno che piega i campioni d'Italia e consegna la Supercoppa Italiana edizione 2017-2018 nelle mani di Capitan Lulic. Ed è festa biancoceleste. Buonasera da Cesare Barbieri e benvenuti a Juventus presenti allo Stadio Olimpico questa sera per assegnare la 30ª Supercoppa Team
quarta volta conquista la Supercoppa Team. Presidente che si complimenta con Simone Inzaghi, fra poco la consegna, eccola qui la Supercoppa Team 2017 e della Lazio, la alza al cielo di Roma Lulic, il capitano. Lazio batte Juventus 3-2. Due anni dopo altri trofei, anche si aggiungono alla bacheca e al palmarès del club. Infatti la Lazio nella finale di Riyadh in Arabia Saudita conquista la Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi supera la Juventus per 3-1, giocando un ottimo secondo tempo e legittimando il successo con le reti di Luis Alberto, Lulic e poi Cataldi. E la quinta Supercoppa vinta, il 16° trofeo nella storia. Però questo non basta per saziare la fame della squadra biancoceleste. Infatti il 15 maggio 2019, nella finale di Coppa Italia, la Lazio affronta la sorprendente Atalanta, in una gara durissima e molto combattuta. 35.000 tifosi laziali supportano la Lazio nella partita più importante della stagione e la squadra ripaga in campo il sostegno della Curva Nord e della Tribuna Tevere, completamente colorate di biancoceleste, portando a casa il 17° trofeo nella storia del club. Sembra quasi inverno, fa freddo per essere a metà maggio, in campo però fra poco farà si gioca su tre fronti: alzare un altro trofeo al cielo, conquistare la qualificazione alla Europa League senza passare per i preliminari, giocarsi un'altra Supercoppa Italiana contro la Juventus. E allora c'è da avere appetito. Dallo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti a Lazio Atalanta. Spettacolo! Nel 2020, grazie ai suoi 36 gol, il bomber della Lazio Ciro Immobile si aggiudica la Scarpa d'Oro 2019-2020. Giovedì 4 novembre 2021, Ciro Immobile segna il suo 160° gol con la maglia della Lazio e supera Piola, diventando il miglior marcatore nella storia biancoceleste. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Ringraziamo anche pubblicamente Hernanes per il contributo importante che ha dato a questo video. Noi ci rivediamo con un prossimo video sul canale. Ciao a tutti!